mi sembra che possiamo dire palla gigantesca? Assolutamente, una delle tante, come il comitato che da fascista è divenuto comunista nel tempo. Ah, lei è fascista? Ero, secondo me. Adesso è comunista? Adesso sono comunista perché infatti... Cioè, peggio di Mastella lei allora. Adesso sì, solo che il comitato è apartitico e apolitico, ovvio, ovviamente. E le vittime, sì. Almeno che lui non scelga le vittime secondo la tessera politica, ma non ne abbiamo. Perfetto. Per cui palla gigantesca. La prima allora non è vero. Certo. Non è vero che lui sia stato condannato a 3 anni e 4 mesi, eventualmente è stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Sì. E poi non è vero che la sua sentenza, che il suo reato fosse già stato prescritto, perché altrimenti i suoi avvocati avrebbero immediatamente fatto notare. È un problema che lui, al limite, se ritiene perfetto, tale, doveva far presente attraverso i suoi avvocati. Poi, e non dirlo ora, perché tra l'altro ha rilasciato tante altre dichiarazioni, comunque alla stampa, perché... In allora non ha sostenuto che la tesi, il reato fosse prescritto. Perfetto. Poi qua lui dice che addirittura avrebbe delle perplessità anche sulla seconda condanna. Il reato per cui sono stato condannato, dice Luscher, ha visto i periti del giudice, non medici qualunque, ma oncologi come Veronesi, difendere il mio operato. È vero che Veronesi ha difeso l'operato del professor Luscher? Allora, teoricamente è vero, però la cosa è molto diversa in realtà e chiaramente, come detta dal professor Luscher, viene completamente distorta. C'è un'immutazione della realtà totale. In realtà c'è stata questa perizia esattamente nel caso Bimla Devi, per cui chiaramente è stato condannato. Una paziente deceduta? Assolutamente sì, sottoposta ad un intervento assolutamente demolitivo come la duodenocefalopancreasectomia, quindi poi deceduta. Che doveva essere fatta? Assolutamente no, perché non c'era cancro al pancreas, come sostenuto dall'Usher. E il perito Veronesi in realtà ha scritto che l'intervento è tecnicamente ben eseguito. Io dico, ma può anche essere. Il fatto è che l'intervento non doveva essere eseguito. Perché? È perché non c'era cancro al pancreas, quindi io potrei essere sottoposta ad un intervento al cervello assolutamente, ottimamente ben eseguito, però se io non ho il cancro al cervello, scusatemi, forse non vorrei essere operata. Perfetto. Palla gigantesca, cioè... Lui ha raccontato la verità, ma omettendo la cosa più importante. Non dovevo fare... Io sono bravo ad asportare organi che non sono malati, però nell'asportarli ho avuto il parere favorevole di Veronesi. Sostanzialmente è questo. Benissimo. Non doveva togliere perché non c'era il cancro, per cui palla gigantesca. Poi qua dice che addirittura ci sarebbe stata una testimonianza scritta che è stata poi ritrattata... Perché la perizia calligrafica dava ragione e avrebbe dimostrato che avrebbe portato, secondo alcuni dati, all'ospedale di Isernia, cioè scusi, dice che la perizia calligrafica avrebbe dimostrato che la scrittura apparteneva davvero alla persona. Sostanzialmente c'è una persona che ha scritto di proprio pugno, se ho ben capito, ha firmato di proprio pugno una testimonianza pro Usher e poi ha ritrattato. E lui dice, questo qui ha ritrattato e dalla perizia calligrafica si vede che è stato proprio quella persona che aveva parlato a mio favore e che poi ha ritrattato. È vero? No, è completamente diverso, anche qui mutazione della realtà totale, perché il problema è un altro, ovvero c'è questa lettera e nessuno ha mai detto che la firma non sia del sottoscrittore, ovvero il dottor Bascone, adesso ci sono le motivazioni della sentenza, chiunque può leggerlo, eccetera. Quindi, dottor? Bascone. È un medico? È un medico. Di Roma? Assolutamente. Ospedale San Giovanni? Assolutamente sì. Il quale ha ritrattato effettivamente, perché ha detto che lui ha scritto questa lettera su questo fantomatico complotto. Difendendo eccetera. Usher? Sì, esattamente. Però ha anche detto che l'ha scritta a casa di Usher, dove c'era anche l'ex moglie e un collaboratore, e che l'ha scritta sotto dettatura. Di chi? Dell'Usher stesso. Tanto è vero che il presidente... Autentica proprio, autentica. Tanto è vero che il presidente Nand, quindi noi abbiamo avuto questo pentito durante il processo che è il dottor Bascone, tanto è vero che giustamente il presidente della seconda corte d'assise ha detto che c'è stato un tentativo chiaro, netto, definito di inquinamento processuale. Le cose perfetto, sono ben diverse. Perfetto, non ci serve perfetto, benissimo. Per cui palla gigantesca, altra terza palla gigantesca. Poi dice, e questo sarà senz'altro vero, non dico di no perché ho notato che dagli incartamenti anche al San Giovanni è successa la stessa cosa, lui dice che ha fatto, da quando è all'ospedale di Isernia, ha fatto guadagnare la struttura dell'ospedale di Isernia il 120% di guadagni in più da quando il professore è entrato nel nosocomio di Isernia. È vero? Allora, magari questo non si sa per certo, però lui le faccio la domanda, lui probabilmente fa guadagnare. Ma perché fa delle operazioni che non dovrebbe fare, che costano tantissimo, è giusto?
Io riprenderei a questo punto, proprio per essere assolutamente, come dire, in un certo senso proprio obiettiva, quindi facendo riferimento, come ho sempre fatto, agli atti processuali. Agli atti processuali e ai documenti clinici che conosco tutti riga per riga. Il punto è un altro, come ha detto il professor Roviaro, perito nel processo di corte d'assise, se io faccio, quello dei 5 anni? Assolutamente sì, se io faccio un intervento che costa 11.000 euro, laddove dovrei farne uno che costa 1.000 euro, sicuramente far guadagnare di più all'ospedale mi sembra molto semplice. Certo, che non doveva essere fatto. Per cui no. Se lui fa un sacco di operazioni di questo genere, ricordiamo... Noi comunque consideriamo che nel procedimento 58170-2000... Sì, la data 2000, eh? Chiaramente, noi abbiamo ben 4 duodenocefalo e pancreasectomie che non dovevano essere eseguite. Spieghi, professoressa, cosa significa? Sì, significa che vengono asportati altamente demolitivo, viene asportato una serie di organi. Sono dica. Proprio il pancreas, parte del duodeno, la cistifelle, eccetera. Quindi un intervento addominale. Trasportano tutto. Quasi, insomma, l'intervento che è stato sottoposto Pavarotti, ma giustamente perché aveva sì. Il cancro al pancreas, quindi sì. Assolutamente lì nulla questio. Però il problema è proprio questo, che chiaramente lui le ha fatte su persone che non avevano il cancro del pancreas. L'una aveva un ascesso pancreatico, l'altra aveva una pancreatite cronica, tant'è vero che i suoi consulenti hanno addirittura ipotizzato, sostenuto che nel caso di bevitori, tutto sommato, quasi a livello preventivo, togliamo tutti. Così. Ah, gli alcolisti? Sì, gli alcolisti, forti bevitori, appunto come si dice nella sentenza, leviamo tutto così, tutto sommato, evitiamo danni futuri. No, uccidiamoli alla nascita, così non rischiamo neanche che diventino alcolisti allora, scusi, Ecco. Appunto. Non so. Per cui sostanzialmente lui perché fa guadagnare... Il giudice D'Andrea molto seriamente parla di dichiarazioni... Io sono serissimo, insensate, eh. Insensato, anch'io sono serissimo. Cioè, lo so, no, ma Presidentessa, qui noi parliamo di morti, ma come sempre sono di decessi, è che l'operato e le frasi del professor Uscher non possono fare altro che essere, sono talmente paradossali che poi sfociano nel ridicolo, è talmente chiaro. Certo, il punto è uno solo a mio parere. Che il professor dottor Cristiano Gherardo Sigismondo Uscher non si misura mai sui casi, sui pazienti, sulle cartelle cliniche. Cerca chiaramente di diluttare sempre le argomentazioni su altro, perché sa perfettamente che sarebbe assolutamente suicida discorrere dei casi. Cosa mi dice? Dove ha detto cancro del pancreas? Toglie una serie d'organi e poi si scopre che il cancro del pancreas non c'è. Cosa potrebbe dirmi? Dove dà fuoco ad un uomo con la radiofrequenza come nel caso di mio padre? Cosa potrebbe dirci? Dottoressa,